Aspetta. Che? Piano, carabinieri. Salve. Hai visto che occhio? Sì. Li ho visti dalla curva prima dall'alto. Ti hanno fissato finché sei scomparso comunque. Lo so, infatti non li ho guardati. Ho adottato la tecnica di stogli lo sguardo, non li guardare o ti fermano. Forse non sanno che il rumore che sentivano non era la mia moto. Moto riaccese, andiamo a cercare il secondo punto panoramico. Arriva qualcuno di lì? No. Mi sta colando tutto il sudore in bocca ed è salatino. Anch'io. Guardate quante barche, incredibile veramente. Bello, ma alle 5:20 fa un caldo fotonico. Mamma mia. Orca, una capra. Sopra la panca la capra campa. Tipo qua. C'è abbastanza la parete rocciosa. L'unica cosa che non doveva fare. Perché? Ah, perché sono un po' su frammi in discesa. Perché in discesa è un casino. No, non me la sento. Dove vai? Boh. Era il punto più largo questo, pistola. Niente, Luna va a fare inversione di nuovo giù al piazzale. No, minchia, pieno di sassi qua. Boh. Non sta più arrivando. Non si sente neanche più il rumore del motore. Eccola che arriva. Cioè, la sento, però non la vedo. Dove cazzo sei andata? Dove c'erano le macchine. Ma che cazzo, Luna, cosa stai facendo? Spegni la moto, va. Non riesco. Metti la folle. No, che la folle. Stai lì un attimo. Nella merda, porca madonna. Vabbè. Aspetta, devi solo tenermela, perché sennò non riuscivo a schiacciare il freno dietro. Scendi. Occhio che c'è la 360. Aspetta che la abbassiamo. Vai. Ce la faccio. Basta. Bene, adesso che sei tu anche presente, possiamo fare le foto. Moments later. Foto nel secondo punto fatte. Mi gocciola proprio il sudore. Sento, c'era sulla punta del naso. Si vede proprio. Bello. Vabbè. Comunque, abbiamo fatto le foto anche qua. Adesso vi facciamo vedere qua cosa sarebbe. E poi cioè, siamo già. In realtà, sono già sulla moto. E poi ripartiamo. Allora, la strada, avete visto, scende nel canyon, ci siamo fermati qui, con le pareti lì e Luna qua dietro. Dai, sali in moto che ce ne andiamo fuori dalle palle. More moments later. Luna Colombo prende la rincorsa per salire. È stato molto bello. Anche questo è molto bello. Ma come... Una curiosità, come pensi di fare con una moto che pesa 40 kg in più? Madonna, mi discesa. Ho capito, ti capiteranno occasioni in cui non sei perfettamente in piano. Sai, andando in montagna in moto. E lui è andato giù. Ah, tanto ci sono io. Ma se non è andato perché c'era la 360 lì. Ah, ok. Se non sarei salita di qua.
Guarda che la tua Sony è spenta. Ah. Ho fatto così fatica perché c'era la 360 dietro. Ah. Se no sarei salita di qua. Capiterà ancora che sarà. No, ma anche a tirarla su. Ah, e vabbè, quello. Tanto c'è sempre un uomo che aiuta le donne. Ah, ok. Bene, dai, andiamo a casa che devo dare una sciacquata a ste robe che sono piene di larve. Bene, andiamo. No, mi si è spenta. Dai che arriva la macchina. E lasciala passare allora. Dov'è? E superala, tanto va a 20 all'ora. Non superarla adesso che arriviamo a una 500. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Si può alzare il volume che non si sente? A Natale puoi! Che bello. Minchia, tra poco la sentiamo. E saremo di nuovo qua? Many months later. Allora, ricordiamo oggi 28 dicembre 2021. Maglietta. E pantaloncini. E costume. E costume sotto perché dopo si va anche a fare il bagno. Che schifo. Ci stava sempre. Meanwhile. All'ombra 29 gradi, ma piacevolezza abbondante. Ah, io che ti stavo aspettando così. C'è la 360 accesa. Hai ragione, hai ragione. Oh, senti che bello tutta l'aria che mi entra nella schiena. Tutti belli sudati marci. Ma prima siamo arrivati da là, Boh, da là, da qualche parte. E abbiamo fatto quel mega rettilineo e raggiungo la pianura là. Ok, adesso attenzione qua, macchina. Bene, torniamo sulla 125. Ultime curve prima delle statali che portano verso la dimora. Sono talmente sudato che tutta quest'area fa quasi freddo. Come scoppiava quello scarico lì? È voluto la bicicletta. Adesso pedali in silenzio. Ma qualche modifichina la faremo perché sembra elettrica sta moto. Cioè, quando non tiri un po' le marce è troppo silenziosa. Cioè, non ti sentono neanche arrivare. Ma figa pelanda. Cosa? No, non lo so, certe volte mi sembra che scalo la marcia e non sento più il motore, sembra che è andato in folle. E invece c'è la marcia. Ah, trasporto capre con la Jeep qua. Ah? O le capre o i leoni, ma la gabbia per i leoni mi sembra un po' piccola. Ma scusa, ma tutte quelle che ci sono sparpagliate come fanno a prenderle? Non lo so, le chiameranno. Così. Capra, capra, capra. E poi arrivano. O coi cani da pastore, non lo so. Dai, fatti l'ultimo pezzettino davanti. Aspetta. Che? Piano, carabinieri. Salve. Hai visto che occhio? Sì. Li ho visti dalla curva prima dall'alto. Ti hanno fissato finché sei scomparso comunque. Lo so, infatti non li ho guardati. Ho adottato la tecnica di stogli lo sguardo, non li guardare o ti fermano. Io ho guardato avanti e non hanno fatto in tempo a farmi niente. Forse non sanno che il rumore che sentivano non era la mia moto. Le moto sono tutte completamente in regola. Ma poi c'è su anche il catalizzatore.
Eccoli lì che sono arrivati anche alla fine di nuovo di questa statale 125. Che magia. Che magia questa strada. Sì, è vero. Adesso dobbiamo solo attraversare due paesi, un po' di statale e direi che ci rivediamo tra qualche minuto direttamente a casa. Ciao Vance. 15 minutes later. Lo stendino. Lo stendino. Vabbè, lo stendino è parte integrante dell'arredamento. Ah, ok. Bene fans, siamo arrivati a casa, non abbiamo filmato più niente perché era tutta statale e poi faceva un caldo della madonna, volevamo solo arrivare a casa. Ci abbiamo sofferto di più dall'altro giorno. Oggi è vero, oggi abbiamo sofferto di più, anche i punti dove ci siamo fermati faceva veramente caldo, a differenza dell'altro giorno dove, sì, forse un paio di punti faceva caldo, ma un po' meno secondo me. Adesso niente, dobbiamo pulire tutta l'attrezzatura e nel mentre vi salutiamo che entriamo a bere un bicchierone di tè freddo che... proprio voglia di tè freddo. Cosa devono fare se ancora non l'hanno fatto? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi a Instagram e lasciateci un like. E a TikTok, dove quando uscirà questo video avremo più di 100.000 follower. 100.000? E poi se non ci seguite su Instagram non vedete le storie, tutte le robe che succedono in diretta eccetera e vi dovete accontentare di vedere le cose quando avremo il tempo di editarle. Ciao fan. Tanti auguri, eh. Guarda, ti ho fatto anche il cuoricino. Ma non ci crede nessuno, guarda. Guarda che bello. Sì. Intervallando le pietre bianche, quelle nere. Una persona è venuta prima di noi, l'ha fatto. Non potevi dire che l'ho stato io? No, perché sappiamo che non sei romantico. Beh, non è vero. Sei romantico? Beh, un po', dai. Quando la fai in ascensore dico che è colpa mia per coprirti. Ma che cretino. È romanticismo anche quello. Ma quando è che andiamo in ascensore insieme poi? Ma fa niente, tu di sì. Ah, ok.